ultimo livello di questo Mephisto gioco. Vettoriato. Gru, il razzo è completato e il raggio restringente è carico e pronto a partire. Sì! Beh, l'unico problema è che ho scoperto che anche Vector ha un razzo. Ma puoi ancora arrivare sulla luna per primo, se ti sbrighi. Certo, potrebbe essere difficile dato che le difese del laboratorio sono state attivate di nuovo. Ovviamente. Vedi, la calibrazione inversa nel flusso dei refrigeratori ha avuto l'effetto contrario quando il sistema è stato spurgato, causando un raccordo di ritorno nel compensatore. Con lo scappellamento a destra, è una super cazzola. Significa che i progettisti del gioco rendono l'ultimo livello più difficile. Ma chi l'avrebbe mai detto? Prima che lo faccia, Vector! È una sfida a tempo? Ti prego, no. Ma... no, che palle, avrei dovuto cambiare vestito. Vabbè. Almeno per l'ultimo episodio dovevo cambiare vestito, dai. Vabbè, io mi sbrigo. Vediamo se... ok, no. Come li abbatto questi? Ok, ho capito. Grazie e via. Speriamo che non sia troppo difficile l'ultimo livello. Allora, andiamo lì. Grazie. Altre cose mi piacciono. Allora, aspetta. Ecco, no. Sono scivolato. Ma dai, ma c'è il minion pistolero. Allora, ecco qua. Blocchiamo anche questo e via. Vediamo il minion. Dai, è sparito nel muro. Ecco qua. No, ho sbagliato. L'ho preso? Sì, l'ho preso, perfetto. Che poi, scusami, come faccio ad aumentare la cattiveria nel mio stesso laboratorio? Ok. A parte che non si sentono alcuni suoni per qualche arcano motivo, tipo non si sente più il rumore delle pistole. Allora, aspetta. Preso. No! Non dovevo saltargli sopra. Vabbè, almeno l'abbiamo visto. Non è difficile questo. Beccati la ragnatela e kaboom. Andiamocene. Ecco qua. Ok. Zona laser. Non è difficile, ma dobbiamo andare a tempo. No. Che culo. Non so come ho fatto a non morire, ma va bene così. Ecco fatto. Avanziamo nuovamente, di nuovo. Allora, aspetta. Ecco fatto. Allora, tu vieni con me. Ecco qua. Tu. Ho sbagliato. Che palo sgradito. Non so che cosa ho attivato. Allora, tu vai via. Tu ti blocchi. Ecco qua. Kaboom. Ho aperto la porta, perfetto. E avanziamo. Ok. Ok, qua può essere un attimo da tenere all'occhio. Ecco qua. Tac. Ovviamente devo richiamarlo. E via. Ecco fatto. Non era difficile. Ci vuole il giusto tempismo però. Kaboom. Ora. No. No. E che cavolo. Sto gioco
manca di una cosa fondamentale: la precisione. Ecco qua, aspettiamo un attimo. E via. Vorrei controllare. Nah, non c'è nulla, dai. Credo, spero. Volevo vedere se di sotto c'era qualcosa nei laser, ma non credo. Spero. Ma tu? Ah, già, il robot mia madre. Ok. Ma poverini, dai. Come se tu potessi fare meglio. Però non potrei fare peggio. Kaboom. E via. Distruggiamo le cose che abbiamo in casa nostra, perché tanto, voglio dire. Ta-dan. E per questo si sono sprecati a zero. Hanno preso un modello del Minion e l'hanno messo lì. Mi serve un agente migliore. Ok, allora aspetta. Ok. Ho due minion e posso fare solo mezza cosa. Per forza non è facile, è l'ultimo livello. Però in realtà non dobbiamo muoverci noi. Non siamo noi a doverci muovere. Abbiamo due minion, sfruttiamo due minion. Congeliamolo. Colpo di vento. Allora, è da capire quale spegne quale. Allora, i primi due spengono quello sopra, l'ultimo spegne gli altri. Ok. Qui. Tac, tac, e via. Perfetto. No, l'ho lasciato troppo presto. Allora, in realtà l'abbiamo ormai risolta. Ghiaccio, colpo di vento, e via. Tac. Tac, ecco qua. E via. Ciao, minion. Ma la bocca lì del diavolo, scusami. Fatto. Arriveremo a 100%? Speriamo. Oh, sembra complicato. Ok, fiamme. Di nuovo la bilancia. Oh, Gesù. Allora, vediamo se... Perfetto. Ok, dovrei... No! Vabbè, c'ero arrivato. Dicevo. Ecco qua. Troppo. Ok, dobbiamo mettere quindi un minion qui. Troppo. Dovevo metterlo e poi saltare. Ok. Vabbè, in realtà l'abbiamo capita. Allora, tac. Fatto. Tac. Questo. Preso. E via. Andata, calmo. Aia. No. Mi sa che la fiamma bloccava anche qualcun altro, vero? Forse. Ah, ho capito. Possiamo toglierli. Ottimo. Vediamo se ho ragione. Mettiamo lui qua. Lo ventiamo. Ho saltato troppo. Sono abbastanza sicuro della mia idea. Ecco qua. Vediamo se c'ho ragione. Me ne serve un altro? No, perfetto. Facilissimo questo. Oh no, di nuovo quello. Oh fuck. Allora, vediamo. Ok. Però non c'è spazzatura. Ah, beh certo, aspetta. Vabbè, mi sa che questo in realtà è semplice. Vediamo se c'ho ragione. Ok, è colpa mia. Ploffete. Addio. E questa era una cagata pazzesca. Questo si sono sprecati il minimo sindacale. Ok, c'è una batteria. Ok. No. Ok, credo di aver capito, però giusto per sicurezza.
Ok. Proviamo ancora una volta. E via. No, troppo. Perfetto. Ok, in teoria andata. Molto semplice. Gli sviluppatori hanno fatto l'ultimo livello più cattivo. Lo vedo, è una cagata. Una dietro l'altra, stranamente. Ok. Ok, questi non si abbassano. Ok, quindi dobbiamo spegnere il fuoco, vero? Credo proprio di sì. Allora, perfetto, se tolgo il fuoco loro rimangono lì, perfetto. Andiamo dall'altra parte. Ok. Sti livelli, oh, si sono impegnati. Ah, aspetta, dicevo, si sono impegnati di più negli altri livelli che in questo. Cioè, questo è l'ultimo livello. Forse però c'è tipo la fase scappa, cioè inseguilo con la navicella, secondo me. Oh no, la Venere. Brutta, tra l'altro, che faccia che gli hanno fatto. Si sono sprecati un cazzo. Le statue le sostituiscono con i minion e via, fine. Ecco qua, addio robottino. Manca il 9% e credo proprio che siano loro due. Ma quello rosa dov'è che appare? Sai che non me lo ricordo. Ciao. Ti giuro non me lo ricordo per niente quello rosa. Ok. E via. Roller Coaster Tycoon. Pensavo di aver preso il fuoco. Maledizione. Ok, inceneritore e via. Proseguiamo che tanto siamo arrivati alla fine, dai. Scommetto che ce n'è in ogni livello. Io scommetto di sì. Ecco qua, calmo. Fermo. Cavolo, fermo, fermo, fermo. Allora, calmi tutti. Allora. Ah, cavolo, di nuovo. Presa. Ecco qua. No. Cacchio. Abbiamo fatto meno morti qui che in tutto il resto del gioco, mi sa, sai? Vediamo se... No. Addio robottino. No, raggio. Ecco qua. None. Allora, calmo che ormai ci siamo. No. Addio. Capum. Ecco fatto. Ultimo quadretto. È valsa la pena. Hai voglia. Allora, troppo tardi, me ne sono reso, mi ero reso conto di quello che era successo ormai quando era troppo tardi. Un po' come quando lasci la tua ex e ti rendi conto di aver fatto un errore. Vai, 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 vai. Presa. Dai. Girati. Girati, sono dietro di te. Vai, gira. Kaboom. Puff. Addio. Ecco qua. Tutti quegli sforzi per questo. Già. Per un oggetto che neanche utilizziamo. Ma ormai siamo arrivati al 100%, quindi... Ma dai! Ma mi ha menato il minion! Vai. Calmo. Calmo, 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 calmo. Ecco qua, vai. Vai, 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 vai. Preso. Preso. Ormai credo che non ci sia più niente che dobbiamo raccogliere in questo gioco. Spero. Ok.
quella è da 4. Dobbiamo andare più attenti. Fatto. Oh, da paura. Finita? Oh, sì. E vai. Ecco, trovato. Prossima fermata. La luna. Hai cacaputo. Quante volte devo dirti di andarci prima di iniziare il livello? Ha detto davvero devo andare a fare la pupù. Non c'è tempo ora. Dovrai aspettare di essere arrivato là. Ti prego, dimmi che non devo fare nient'altro. Dimmi che è finita, ti prego. Ti prego. No, lo sapevo. Vector è davanti a te, Gru. Devi rimanere con lui o perdiamo tutto. Chicken Little. Di nuovo. Non mi ricordo più i comandi. Allora, con triangolo rimani vicino al razzo, evita. Abbattiti gli ostacoli. Bastardo? Bastardo? Vabbè. Vabbè, tanto non dobbiamo neanche preoccuparci di dover salvare i minion o altre cagate, quindi. Ma quello... ah, era una cometa? Sasso spaziale. Ma non ci sono così tanti meteoriti attorno alla Terra. Ma scusa, vabbè. Ecco qua. Perfetto. Andata. Cosa? Boh, vabbè. Ah, vabbè, questa era una cura, non mi serviva. Ma da quando i meteoriti sgorgano Kaiser? I meteoriti non hanno Geyser. Boh, vabbè. Grazie. Che cosa abbiamo lì? Ah, il multishot questo. Provo a fermarmi ora. Capito. Ok. Ok. Li abbiamo evitati tutti. Prendi le navicelle. Uscite direttamente da metà slug. Siete tremendi. Siete, uno sono. Ecco. Prendi qua. Quello che mi serviva. Questo è vero. Questo aiuterà. Questo è vero. Vai. Volo di precisione, valvola. Ma in realtà è una cagata quest'ultimo livello. È molto più semplice di... di tutti gli altri livelli di volo che abbiamo fatto. Quello è il... ok. Bello. Ma dove i giochi sono certi fluttuanti da prendere? Anche io li amo. Sì, ti piacerebbe. Abbiamo vinto? Ci siamo quasi. Preparati a mangiare polvere spaziale, Vector. La luna è... ma che brutto! Che brutto sto modello! Chi è il babbè ora, Gru? E sempre tu, Vector. È? Cos'è? Io? Ah, sì! La vedo male! Controllo, qui è Gru! Mayday, mi serve aiuto adesso! Oh, no! Ma dai! Picchiarello! Grazie, Minion. Al laboratorio? Se qualcuno è libero, a me serve una mano qui, grazie. Oh, devi scusarmi, Gru. Una piccola distrazione. La tua rotta dovrebbe essere corretta ora. Sì, ma... no, non può essere. Oh, sì, chi ha la luna ora? Io, Vector. Che brutta la sua nave, comunque. Il miglior criminale di sempre. Oh, sì. No, no. Vector mette le mani sulla luna. Mi ero impegnato tanto. Ho giocato tanti livelli.
Non posso permetterglielo! Quello è vero! Lo puoi ancora fermare! Ho invertito il tuo raggio restringente! Se arrivi là rapidamente... Eccomi! Gliela fai allargare! Vieni da Vector! Ma scusa, ma scusa, stai nello spazio senza il casco! È un coglione! Oh, sì! Sweet! Chi ha registrato la prima eclissi grunare? Questo beh, ma hai perso comunque, non hai preso la luna! Famoso. Il tredicesimo uomo sulla luna! Oh! Sì! Dio mio, che spreco! Tutto qui! Una scritta blu con scritto fine! Dio mio! La tristezza fino alla fine sto gioco! Mamma mia! Spero almeno nei crediti qualcosa di decente io! Secondo me non c'è nulla! Assolutamente nulla! Però in teoria abbiamo completato il gioco al 100%, no? Non dovrei aver mancato nulla! Allora, costumi! Predefinito! Laboratorio, bello questo. Peccato sbloccarlo a fine gioco. Scagnozzi. Ok, niente di... Aspetta, scusa. Le scagnozze e i campagnoli dove sono? I ritratti li abbiamo tutti. Bello, si vede tutto. I filmati e i codici. Abbiamo fatto tutto. Quindi deduco che... sia la fine di questa serie. Cazzo. Allora, pensieri finali di Test Choc. Non è brutto. Non è bello, ma non è brutto. Abbiamo giocato di peggio. Sembra una versione primitiva del gioco che abbiamo fatto di Mega Mind, che ovviamente esce anni dopo su PlayStation 3, migliorato sia graficamente che a livello di gameplay. Ah, tra l'altro sto vedendo adesso i confetti qua che... cioè i confetti, in inglese si dicono confetti, i coriandoli che cadono per festeggiare il fatto che è finito il gioco. Eccotela qua la tua ricompensa di codesto gioco. Si vede che c'è un po' di questo gioco appunto in Mega Mind. Abbiamo giocato onestamente di peggio, come ad esempio appunto Kung Fu Panda 2. A livello appunto di difficoltà, credo che un bambino l'avrebbe abbandonato. Cioè io non mi ci vedo un bambino che riesce a fare tutti quanti i minigiochi senza aver bisogno uno degli aiuti sia nel gioco che di un adulto a parte che lo aiuta. Ho avuto difficoltà io in certi punti. Guarda, giusto per sfizio, voglio vedere i codici. Andiamo su internet. Una volta c'erano le riviste per vedere i codici, adesso esiste l'internet. Cerchio, cerchio, quadrato, triangolo, X. Hai sbloccato la serie di scagnozze. X, cerchio, quadrato, X, triangolo. La pistola spara ragnatele appiccicose, che in teoria ci abbiamo già. Ed infine triangolo, X, X, cerchio, X. Serie di campagnoli. Allora, in teoria abbiamo sbloccato tutto ora. Quindi i campagnoli, wow, bello. E le scagnozze, wow, belle. Detto ciò, abbiamo sbloccato la pistola ragnatele. Vediamo se ha una skin diversa almeno. Che bello il vestito. Peccato che si sblocchi a fine gioco. No, mi sembra esattamente come l'altra. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una nuova serie. Ciao a tutti.